come ha anticipato Marta, stiamo adesso presentando il progetto di TC, che è un programma di accreditamento di qualità che abbiamo sviluppato con Mito e Realtà, Associazione AESAM e Laboratorio di Gruppo Analisi dal 2012, e che con il tempo ha portato a rafforzare la collaborazione soprattutto in alcuni programmi specifici che ci sono stati commissionati, come per esempio quello dell'associazione Lega Coop Sociali. Il programma al momento ha come supervisori e referenti scientifici Rex Haig e Janine Lees, e è all'interno di uno scambio che dura da un po' di anni tra il nostro programma di accreditamento e il Community of Communities, che ha portato l'anno scorso a quelle che abbiamo chiamato le conversazioni siciliane al Royal College of Psychiatrists. Abbiamo avviato un programma di Community of Communities of Communities, cioè stiamo pensando alla possibilità che gli staff dei programmi di accreditamento internazionali che al momento si occupano di valutazione di comunità terapeutiche possano visitarsi reciprocamente per vedere ognuno con le proprie procedure e confrontarle con quelli degli altri come si fa l'accreditamento tra altri staff di altre associazioni internazionali che si occupano di comunità terapeutiche. Una sorta di visiting di terzo livello, cioè dove si visitano i programmi di accreditamento di visiting. Lascio la parola adesso alla... Ma mi sentite? Mi sentite? Ora sì. Vabbè, non ripeto, non mi preoccupate. Ma mi avete sentito, no? Sì. Allora, lascio adesso la parola alla collega Maria Frasca, che come vedete è la referente amministrativa del programma Visiting DTC, che vi illustrerà e vi introdurrà a questo modello di visiting. Ok, buongiorno a tutti. Sì, io sono... Funziona? Sì. Ok, allora, io sono una psicologa, una psicoterapeuta, socia del laboratorio di gruppo analisi di Catania. Mi occupo appunto a vario titolo del progetto Visiting DTC, del progetto Democratic Therapeutic Communities e dei programmi di accreditamento che si sono sviluppati dal 2012 ad oggi. Il progetto che vi descriverò si colloca in uno scenario teorico e di prassi cliniche, metodologiche, che sono connesse al dibattito che abbiamo sviluppato nella sessione prima del pranzo e a quello che il nostro supervisore Rex Haig ha ben sintetizzato con un'espressione nella relazione che ci ha portato ieri mattina e con cui si sono aperti i lavori del convegno. E cioè lui ha scritto: mi auguro che la salute mentale diventi un nuovo movimento sociale, che ovviamente è fatto di tanti step intermedi, di tanti gruppi, tante istituzioni, persone che a vario titolo appunto partecipano a questo movimento, che poi da un punto di vista teorico da alcuni anni è stato definito quello della psicoterapia di comunità e si riallaccia alla tradizione della recovery. Un pezzetto che volevo aggiungere rispetto alla recovery è quello relativo alla ricerca user-led, che non è stata nominata in questi giorni, ma è la ricerca portata avanti, strutturata e, come dire, evidenziata dagli utenti della salute mentale all'interno di questo movimento più ampio internazionale che tutti conosciamo come recovery. E la ricerca user-led si pone come alternativa rispetto al tipo di ricerca di cui si è dibattuto anche ieri, cioè una ricerca basata sulla misurazione della sintomatologia degli utenti e che invece mette sullo sfondo la ricerca sulla qualità della vita degli utenti rispetto alla misurazione anche del loro vissuto soggettivo. Ecco, parlare di recovery significa dare spazio al tipo di ricerca che dà voce appunto al vissuto soggettivo degli utenti della salute mentale e poi
anche dei loro familiari. Ovviamente invece il nostro compito come professionisti anche all'interno del progetto è quello di fare in modo che queste voci possano incontrarsi tra loro e che abbiano tutte lo stesso peso. Allora, il progetto DTC per definizione è un processo trasformativo e di individuazione a lungo termine delle pratiche democratiche di cura della sofferenza psichica in comunità terapeutica. In qualità di stakeholder, dà voce a coloro che vivono sulla loro pelle la malattia mentale e i sistemi di cura, dà voce ai loro familiari e a chi ogni giorno se ne occupa professionalmente. Dà voce significa che tutti nel nostro progetto vanno a misurare quello che accade nei luoghi di cura che coincidono con le comunità terapeutiche democratiche, esprimendo la loro valutazione sia in maniera individuale, questo ve lo spiegava bene la professoressa Giannone questa mattina, sia attraverso momenti in cui gli stessi questionari, di cui poi parleremo dopo, vengono compilati collettivamente, sia momenti in cui le delegazioni che vengono chiamate a fare le visite ancora una volta utilizzano gli stessi strumenti. Per delegazioni nel progetto Visiting DTC si intende dalle 2 alle 4 unità che sono composte sia da professionisti, sia da pazienti, sia da familiari, quindi sono già presenti nella delegazione e devono trovare un accordo per esprimere un punteggio. Quindi sono tutti allo stesso modo, siamo tutti allo stesso modo stakeholder. Si sviluppa come un programma di formazione e di accreditamento di qualità gruppale comunitaria per i servizi residenziali ed abitativi di salute mentale e per i servizi per l'età evolutiva. Dico servizi abitativi anche perché abbiamo inserito nelle terne dei gruppi appartamento. Quindi cerchiamo di misurare, di accogliere i concetti portati avanti dalla residenzialità leggera. Nel 2012 si aggregano i laboratori in gruppo analisi, ovviamente l'Associazione Italiana delle Comunità Terapeutiche Residenziali Mito e Realtà che ci ospita, l'AIRSAM, cioè l'Associazione Italiana Residenze e Risorse per la Salute Mentale, l'International Network of Democratic Therapeutic Communities, l'Università degli Studi di Palermo, l'Associazione La Crisalide, che appunto, come si diceva ieri, è un'associazione di utenti della salute mentale, il Coordinamento Nazionale Utenti Salute Mentale. Quindi ho collocato nell'immagine che vedete i loghi delle varie associazioni che già dal 2012 si sono riuniti. Progressivamente nel corso degli anni questo processo aggregativo si amplia, arriviamo al 2016 in cui si aggiunge appunto al network di cui sopra anche la Lega delle Cooperative Sociali, l'International Network of Living and Learning Experience, di cui ci parlava bene Rex Haig ieri mattina, l'Associazione Professionale Arti Terapie, l'Associazione Italiana di Scenodramma e il Nodo Group. Vi confesso che facendo quest'ultima slide relativa al 2016 ovviamente mi sono soffermata molto sul fatto che dietro ogni associazione, ogni logo ci sono gruppi di persone, istituzioni, rapporti complicati, lotte, battaglie più o meno ideologiche e esplorarle. Capire cosa c'è dietro ogni logo che vedete nell'immagine è molto interessante e penso che sia un livello di comprensione che possa interessare anche a tante altre persone che aderiscono al progetto e quindi che piano piano entrano a far parte di questo network. Oltre ai nodi della rete, a questi loghi ci sono anche degli spazi vuoti. Lungo questi spazi vuoti intanto si stagliano i confini di ogni associazione che vediamo rappresentata, confini che poi hanno a che fare con il sentirsi protetti, così come con la possibilità dello scambio. E negli spazi vuoti c'è la possibilità appunto di costruire quello che ancora c'è da costruire. Come diceva Simone, abbiamo come supervisori Rex Haig e Janine Lise. Adesso entro nel dettaglio del programma di accreditamento.
Esso prevede cicli di lavoro in cui sono coinvolti a vario titolo operatori, utenti, familiari e manager, che sono ovviamente un nodo centrale del un riferimento centrale ogni volta che si compie un'azione terapeutica dentro delle strutture residenziali o no che siano, comunque sono sono degli interlocutori difficili da raggiungere, come si diceva questa mattina, ma centrali nel tipo di discorso da portare avanti. Il programma certifica la qualità gruppale comunitaria dei servizi iscritti secondo il modello gruppo analitico della salute mentale di comunità orientato al recovery. Coincide con un iter di osservazione, esperienza, studio ed approfondimento dei dispositivi di lavoro e di cura gruppale e comunitari. Tali iter costa anzitutto della fase delle visite, che molto di voi conosce. Questa fase inizia con la fondazione della terna, prosegue con il pre-visiting, che ha una durata massima di 6 settimane secondo le nostre procedure, e che prevede appunto delle attività individuali di gruppo interne a ciascuna comunità. Quando uso il termine comunità mi riferisco a tutti i luoghi di cura che funzionano come una comunità terapeutica democratica, quindi anche i gruppi appartamento. Poi abbiamo la fase delle 3 visite, che facciamo in modo che si svolga al massimo in 2 mesi, la fase del post-visiting, che è quella di report e di ricerca, e la fase del forum della terna di restituzione di tutti i dati raccolti. È importante seguire questo format di questa scansione di lavoro, che ovviamente a primo acchito può sembrare anche abbastanza serrata, perché è importante che i dati raccolti vengano raccolti sempre nella stessa modalità, per poterli poi confrontare, anche se vengono da terne diverse. Una delegazione, come vi dicevo prima, costituita da 2 a 4 membri della comunità, nel caso del gruppo appartamento costituita dal facilitatore interno, da un utente e da un familiare, nel caso delle comunità da facilitatore interno, un altro operatore, un familiare o un utente, oppure singoli utenti, familiari e operatori della salute mentale possono accedere a una seconda parte del programma di accreditamento che, per come l'abbiamo sviluppata, non coincide solo con la fase delle visite appena descritta, e quindi si accede a un secondo format che è costituito da 3 moduli che ho sintetizzato con queste espressioni: momenti esperienziali, standardizzazione delle buone pratiche e formazione. Per momenti esperienziali si fa riferimento all'osservazione delle attività di visiting di almeno 2 terne di diversa tipologia di comunità, all'adesione ad almeno 2 workshop residenziali secondo il modello gruppo analitico del Living and Learning Experience o quello delle Group Relation Conference orientato alla formazione clinica comunitaria. Un esempio è il Learning from Action organizzato dal Nodo Group. Scusate. Che è successo? Sì. Il direttore della Function del Nodo Group mi ha chiesto in questo momento di ricordarvi che il 21 e 23 ottobre ci sarà il prossimo workshop a Marcagno. Quindi questo è uno dei workshop che è nella formazione per valutatori esperti. È previsto che insieme al Living Learning Experience ogni operatore esperto o anche un utente o familiare esperto deve fare. Ok, ero tornata indietro così Rex può. Okay. Il secondo step invece attiene alla standardizzazione delle buone pratiche, cioè coloro che appunto aderiscono a queste aule di formazione del programma di accreditamento Visiting DTC sono impegnati per 3 anni di lavoro. Durante il primo anno ci si impegna nella costruzione di procedure di buona pratica, dopo ve ne faremo vedere alcune, che sono estrapolate dall'analisi dei dati qualitativi e quantitativi, cioè quelle aree di efficacia di cui prima parlava la professoressa Giannone, se sono estratte dai 2 questionari che noi utilizziamo, quello sull'orientamento al recovery e quello che ha una, diciamo, nasce dentro il lavoro di Mitro in realtà, quindi il Vivacom. Queste aree di efficacia, nel momento in cui statistica, nel momento in cui sono validate anche da spunti qualitativi, dalla valutazione dei facilitatori, dei coordinatori delle terne, che sono un po' super partes, ovviamente garanti del processo dei lavori di ogni singola terna, diventano aree di eccellenza. Quindi dentro l'area di eccellenza ci sono sia i dati quantitativi, l'analisi statistica svolta, sia l'aspetto clinico evidenziato positivamente dai coordinatori. Scusa,
Prego. Per capire meglio, sì, sarebbe meglio se ci presentaste le differenze tra il modello, cioè tra questa parte e quella del modello, sì, perché molte cose sono simili, no? Mi aiuti. Allora, questa quindi è già... capire la differenza, altrimenti non, sì, non abbiamo... cioè, sembra un po', per molti aspetti, quasi la Però, vabbè, facciamo un attimo... completare il quadro, così le differenze le vediamo tutte, se no passo passo si perde il quadro insieme. Questo metodologico, comunque... No, subito, appena finiamo, sì, parleremo di questo. Però possiamo anticipare questo, che appunto l'aula di valutatori esperti di comunità terapeutiche, di cui vi avrei parlato pure prima, di cui vi ho parlato prima e di cui vi parlerò dopo, è proprio costituita da un insieme di persone che... non fanno solo le visite, ma sono coinvolte in un meccanismo formativo che è fatto di questi moduli. Quello di cui vi parlavo prima, momenti esperienziali, cioè sono tenuti, quello che ho scritto prima, sono tenuti a fare l'osservazione anche di terne di cui non sono parte come servizio, ma anche per esempio io sono un utente o un operatore di una comunità terapeutica, se voglio diventare valutatore esperto di comunità terapeutica secondo questo format devo poter aver visto anche altri luoghi di cura che funzionano diversamente e che sono diversi perché sono tipologie di servizio diverse, per esempio per esempio un gruppo appartamento, perché poi alla fine, vabbè, lo anticipo, devo essere in grado di far parte di commissioni di audit che hanno acquisito una competenza ad ampio raggio su tutti i servizi e tutte le comunità organizzate terapeuticamente. Quindi osservazione dell'attività di visiting di terne diverse rispetto a quelle della tipologia a cui appartengo, workshop residenziali, stiamo parlando di comunità terapeutiche temporanee che mi spingono a entrare nei panni dell'utente e quindi a... Che è successo? Devo andare indietro o avanti? Sto andando indietro ma non va. No, lì sì, nel computer non va lì. No, no, qui neanche. Sono andato avanti. Sì, ma sta andando indietro. Ok. Ancora indietro? Sì, io vado indietro, lui... Ok. Questa? Sì. Ok. Quindi, momenti esperienziali che sono quelli descritti. Poi faccio, inizio a occuparmi della standardizzazione delle buone pratiche. Nel primo anno, appunto, in base a quello emerso dalle visite, dalle aree di efficacia evidenziate dall'analisi statistiche, che diventano aree di eccellenza se c'è anche una valutazione qualitativa, comincio a come struttura, come servizio, a entrare nel meccanismo dello scambio. Perché ciascuna buona pratica corrisponde all'area di eccellenza che una comunità si impegna a trasmettere alla comunità con cui si è confrontata dentro la terna di cui fa parte, ma che presenta in quella stessa area delle criticità. E bisogna scrivere le procedure, secondo il modello che poi vi illustrerò. Durante il secondo anno ci si dedica alla valutazione empirica delle procedure di buona pratica, cioè alla loro standardizzazione, tramite la misurazione della loro efficacia clinica basata sull'uso di indicatori di qualità e di strumenti di esito e di processo. L'obiettivo è individuare delle best practice, cioè quelle buone pratiche la cui efficacia clinica è supportata empiricamente, questa è una differenza importante, dalla loro valutazione nell'applicazione in differenti comunità, in diversi cicli annuali di lavoro e nei vari programmi di accreditamento. Durante il terzo anno ci si occupa della definizione dell'assessment degli interventi e dei dispositivi terapeutici gruppali comunitari e degli ambienti abilitanti che costituiscono il network delle agenzie sociali che collaborano con le comunità terapeutiche. Anche a questo faceva riferimento l'intervento di ieri. Leggi, io devo tradurlo, perché se diverò solo poi non sa cosa dirti a proposito. Grazie. No, qui ci sono però. Ah.
I diversi dispositivi gruppali, per esempio gruppi di terapia familiare, gruppi operativi e vitali, gruppi di supervisione, di terapia analitica comunitaria e laboratori artistico-espressivi presenti in ciascun servizio, vengono definiti e misurati, implementati e sviluppati a partire dalla definizione dei loro parametri di valutazione. L'altro step è quello della formazione, quindi si fa un approfondimento teorico in assetto d'aula del modello e della tradizione della comunità terapeutica democratica e della sua evoluzione negli ambienti abilitanti, dei presupposti metodologico-statistici e la costruzione di standard di servizio di qualità scientifico-professionale, perché se io devo diventare un valutatore esperto ovviamente devo avere anche delle conoscenze metodologiche e teoriche, dell'operazionalizzazione delle buone pratiche, delle best practices e della loro misurazione, della misurazione del loro outcome, della ricerca sull'efficienza clinica dei dispositivi terapeutici gruppali comunitari, dei loro esiti e dei loro processi. Quindi questo non vuol dire che tutte le persone della comunità o del gruppo appartamento devono fare questa formazione, ma una parte di loro, sotto forma di delegazione, vanno a approfondire la conoscenza della metodologia e dei riferimenti teorici del progetto e quindi del modello della comunità terapeutica democratica. Questo l'ho un po' anticipato. Alla fine il valutatore esperto può entrare a far parte delle commissioni di audit di accreditamento gruppale comunitario che ogni comunità può richiedere dopo 3 cicli annuali di lavoro e l'implementazione di 6 buone pratiche. Tra queste 6 buone pratiche, 3 sono quelle scritte dalla singola comunità terapeutica e 3 quelle che ha ricevuto. Attualmente abbiamo 3 programmi di accreditamento che sono 3 anche perché ci sono 3 tipologie di committenza. Abbiamo una committenza totalmente pubblica, in questo caso il laboratorio di gruppo analisi interagisce con l'amministrazione della OSL dell'area vasta sud-est della Toscana, quella a cui faceva riferimento il dottore Barone poco fa. La committenza del privato sociale, in questo caso il laboratorio di gruppo analisi interagisce con l'amministrazione delle singole cooperative o società che iscrivono le loro comunità terapeutiche. E poi abbiamo la terza ed ultima committenza, quella della Lega delle cooperative sociali. Abbiamo fatto in modo che una cooperativa della Lega abbia il mandato di amministrare economicamente il progetto, ovvero i rapporti con le singole cooperative iscritte e i membri dello staff di coordinamento del progetto che sostengono concretamente il lavoro dell'Eterna in Lega Coop. Poi quello che dicevamo prima è diventato pratica, cioè quel dialogo con i servizi territoriali, con i dipartimenti di salute mentale, oggi è formalizzato dal fatto che sono stati messi a punto dei protocolli di intesa con i dipartimenti di salute mentale a cui fanno riferimento gli iscritti al progetto. Quindi stiamo ricevendo controfirmati dai singoli direttori di dipartimento questi protocolli di intesa, a garanzia che quello che si fa dentro il progetto non rimanga dentro il progetto. Lo stato dell'arte dei programmi di accreditamento del 2016, vado verso le conclusioni. Dunque, attualmente al Visiting DTC Sicilia, nell'annualità 2016-2017, sono iscritte 2 terne di comunità terapeutica, 1 terna di gruppi appartamento e 2 comunità terapeutiche per minori. Le terne sono composte da comunità o gruppi appartamento che si trovano al loro primo, secondo o terzo ciclo annuale. Poi vi è una comunità terapeutica in fase di accreditamento conclusivo che oggi ha ricevuto l'accreditamento di base, cioè la CTA Sant'Antonio di Enna. Queste terne insistono sulle province di Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, quindi attualmente c'è una configurazione regionale dell'espansione del progetto.
A maggio 2016 è stata fondata l'aula di lavoro che si riunisce circa una volta al mese a Catania si sta lavorando sulle buone pratiche 2015. È previsto che le terne, cioè concordate sulla base dell'analisi dei dati del 2015, è previsto che le terne inizino a fare le visite nel gennaio del 2017 per giungere al loro forum nel maggio del 2017. Poi abbiamo il visiting DTC dell'area vasta sud-est toscana. Sono attualmente iscritte 3 comunità terapeutiche che afferiscono alle province di Grosseto, Siena, Arezzo. Nel 2015 le comunità terapeutiche in oggetto hanno effettuato il primo ciclo di lavoro di visita e il forum nell'ottobre del 2015. Tra maggio e settembre si è appena concluso il ciclo di 5 giornate d'aula per i moduli di formazione e standardizzazione delle buone pratiche di cui vi parlavo prima. Entro il 2019 dovrebbero completare i 3 cicli annuali di accreditamento e richiedere gli audit conclusivi. Veniamo a LegaCoop. Sono attualmente iscritte 3 terne di comunità terapeutiche e una terna di gruppo appartamento. Queste terne insistono su diverse regioni, Sardegna, Sicilia, Basilicata, Toscana, Friuli Venezia Giulia e in particolare si trovano nella provincia di Cagliari, Catania, Matera, Firenze e Udine. Sono tutte al primo ciclo annuale e stanno lavorando in parallelo, operazione molto faticosa, secondo il seguente calendario. A maggio del 2016 abbiamo fatto la prima giornata di formazione d'aula su Roma, tra giugno e ottobre ci siamo impegnati nella fase delle visite, alcune ho messo ottobre perché un paio di terne devono fare la terza visita, a novembre è previsto il forum delle terne di 3 delle 4 terne che hanno partecipato a Matera, tra dicembre 2015 e gennaio 2016 completeremo la formazione d'aula per giungere al forum nazionale LegaCoop a Roma il 10 marzo del 2017, a cui siete tutti invitati. Allora, concludo con le parole da non dimenticare, che sono le parole dei pazienti. Nella relazione di Rex che lui appunto si esprimeva ieri, la paura che ci sia sempre di più un'angoscia sostanziale dell'incontro con l'altro e una mancanza di fiducia nelle relazioni. Ecco, in tal senso le parole dei pazienti che ho raccolto facendo il coordinamento di diverse terne e diversa tipologia mi danno un po' di speranza. Ho legato con gli altri pazienti, tutto qui. Non so se voglio uscire da qui o rimanerci. Voglio responsabilità. Siamo persone deboli e qui ci danno una protezione. Io sono sregolato e qui c'è un programma per regolarsi. Sono qui da 20 anni, ma no, saranno 8. Era una donna che aveva perso la cognizione del tempo perché si trovava in una struttura da cui non facilmente si esce. È ufficialmente una comunità terapeutica. Spero di tornare presto alla mia vita. La mia vita è basata sul male che ho e vorrei essere d'aiuto a chi è accanto a me. Sto qui, abito, lavoro, ho amici, parenti, alcuni vicini, alcuni lontani. Provo a stare bene anche se ho una patologia un po' strana e difficile da spiegare. Cerco di essere puntuale, sono qui, sono qui. Quando ci si vuole bene è un bellissimo punto di forza, perché questo è tutto. C'è solo un utente che non ci vuole bene. Poi vedrete quando verrete da noi. Noi non stiamo solo a lamentarci tra noi, ci sopportiamo quando stiamo male. Ci esprimiamo con un lavoro. La pensione, si riferiva alla pensione di invalidità, è limitativa umanamente, mentre il lavoro vuol dire incontrare persone. Sono momenti difficili quando hai una crisi. La mia malattia mi fa scappare la pazienza. Sentirmi dare del lei mi fa sentire rispettato come utente. Gli utenti sono sempre ragazzi, gli diamo a tutti del tu, senza, però non è percepito esattamente così. Qui abbiamo trovato una seconda famiglia e infine concludo con le parole di un utente che si trova in gruppo appartamento ma è stato per circa 15 anni in tantissime comunità terapeutiche e dice: questo è un paradiso. Grazie. Grazie.
grazie. Avevamo previsto che l'Exeg parlasse per introdurre la presentazione, però visto che volevamo aspettare che si raccogliesse un po' l'aula, gli chiediamo se vuole farlo invece adesso. Abbiamo chiesto di posticiparlo, se vuole dire qualcosa sulla presentazione, sull'introduzione del visiting di Dixi. Sì. Thank you. Sì. Okay, thank you. First, I must apologize for my friend and colleague Jan Lees, who Simone has mentioned and is on the program. She has just had her knees replaced, and she's very sorry she couldn't come, but she will be coming again next year. Sì, prima cosa porta le scuse della sua collega Jan Lees, che è stata citata appunto come supervisore, che è stata invitata qua anche ieri e che non è potuta venire perché ha avuto due gravi interventi al ginocchio che non le permettono di viaggiare. Jan and I were at the very beginning of the therapeutic communities, community of communities in England in 2002. Io e Jan, cioè lui e Jan, abbiamo lavorato sin dall'inizio proprio alla fondazione nel 2002 del programma Community of Community in Inghilterra. And we were absolutely delighted when we were invited by Simone and Raffaele to go to Sicily about 4 years ago for their first visiting project forum. Noi siamo stati veramente contenti di essere stati invitati da Simone e Raffaele nel 2004 per 2012. And so we per il primo forum del visiting a Catania. And we've now been to three forums in Sicily, in Catania and Palermo and Caltagirone, and abbiamo avuto tre bellissimi forum, il primo a Catania, il secondo a Palermo, il terzo a Caltagirone. And it's very impressive to see how the Italian culture has taken on the idea of forming a community of communities. Siamo rimasti molto impressionati dalla cultura italiana di questa idea di costruire una comunità di comunità. With rigorous analysis of the quantitative and qualitative data, but also the importance of human relationships and relating to each other. Apprezzato la precisione dell'analisi dei dati, ma anche la capacità di creare queste relazioni umane. And so I'm fascinated to hear what is happening now, and it's great to see other projects in Italy that are starting. Sono affascinato da quello che sta diventando adesso il progetto in Italia. And I think this is the beginning of the community of community of communities. E penso che sia l'inizio di questa comunità delle comunità delle comunità di cui parlavamo prima. And I just want to introduce you to one other person who hopefully in the future will be part of this community of community of communities, because in India, Sharma, could you say hello, Sharma? Sharma here. Sharma has come from India, in Bangalore, where she is starting up therapeutic communities, and one day they may have community of communities too. Vi presento una persona che può iniziare a fare parte sin d'ora di questa comunità delle comunità delle comunità, che è Sharma, che viene dall'India, Bangalore, che lavora in una comunità terapeutica e che è qui proprio per questo network. So Italy and Sicily can show her how it is done. L'Italia e la Sicilia vi possono mostrare come si fa. So thank you. Thank you, Sean. Okay, dal programma era previsto che adesso parlasse Maria Fisicaro, che è la referente degli utenti dentro lo staff del progetto Visiting. Questo community of community of community di cui parla Rex è una modalità di intendere gli staff dei progetti di accreditamento come delle comunità democratiche che funzionano con processi democratici al loro interno e che hanno bisogno di un supervisore come tutte le comunità democratiche. Quindi
Per noi è importante fare passare questo messaggio del progetto Visiting DTC che, come bellissimi articoli che Rex ha scritto, lo sviluppo dei programmi di visiting deve avvenire in maniera democratica, con costruzioni di gruppi di lavoro che funzionano in maniera democratica. Quindi la nostra collega Maria Fisicaro non c'è in questo momento perché pure lei ha avuto un problema non al ginocchio ma alla caviglia. Si vede che questa parte che sostiene il corpo umano è soggetta a molti passo la parola alla collega Angela Volpe e Agata Barbarallo, che presenteranno assieme qualcosa di più specifico di come si fa il visiting delle comunità terapeutiche, per iniziare a rispondere anche alle domande di differenza e poi poter riflettere assieme. Allora, inizio io che sono la referente per il servizio delle comunità terapeutiche adulti e pensavo questo a proposito di costruzione del processo di visiting attraverso una condivisione democratica, anche io vi parlerò anche un po' delle procedure della visita, no? Anche questo è stato oggetto di discussione anche molto animata all'interno dello staff del nostro gruppo, perché l'esigenza era quella di mettere insieme la necessità e l'importanza degli aspetti formali che sono importanti, codificare l'esperienza permette anche di comunicarla e di confrontarla, ma fare in modo che questi aspetti formali in realtà tenessero conto anche di quella che è la, diciamo, la strutturazione delle comunità dove andavamo a condurre, a coordinare il visiting, e quindi non risultasse eccessivamente dissonante rispetto a quelli anche che sono i ritmi delle comunità. Vi parlerò inizialmente, anche se in maniera veloce perché alcune cose le ha accennate anche Amelia, un po' a quelle che sono le procedure rispetto alle comunità terapeutiche. L'abbiamo fatto insieme anche con Agata, che è la referente delle comunità alloggio, perché le procedure e gli strumenti utilizzati per queste due tipologie di servizi sono uguali, quindi abbiamo fatto un intervento unico che li potesse comprendere entrambi. E poi vi parlerò un po' di quella che molto velocemente la situazione delle comunità terapeutiche dal 2012 ad oggi. Abbiamo visto prima che il percorso di visiting si articola in quattro fasi. La fondazione della terna è un momento preparatorio e appunto fondativo in cui il responsabile e il facilitatore interno di ogni comunità della terna si incontra con il responsabile appunto del servizio a cui fa riferimento per la spiegazione, insomma, di tutto quello che è il processo che avverrà successivamente. Nella seconda fase si definiscono le date delle visite. Nella seconda fase c'è tutta la fase di pre-visiting in cui vengono somministrati in maniera individuale e comunitaria tutti gli strumenti di cui poi vi parlerà Agata, quindi vado molto velocemente. La terza fase sono le giornate di visita. Ecco, mi soffermo invece sul post-visiting proprio un attimo, perché alla fine di ogni visita il coordinatore facilitatore a condurre il gruppo sono due coordinatori, un facilitatore e un valutatore, con funzioni appunto distinte. Alla fine di ogni visita il coordinatore facilitatore stila un report di tipo qualitativo su quella che è stata appunto la visita in ogni comunità. Facilitatore, valutatore? Coordinatore, facilitatore, coordinatore, valutatore. Hanno due ruoli distinti. Come è strutturata la giornata di visita? Anche questo è stato oggetto di discussione all'interno del gruppo, perché
è una giornata intera, dal 9 del mattino fino alle 7 del pomeriggio, e quindi ci siamo domandati quanto potesse in qualche modo risultare complessa per la vita della comunità, per i ritmi anche degli utenti. Nella prima riunione, che è la riunione di fondazione, la prima riunione delle delegazioni in visita, le due delegazioni che abbiamo visto prima essere composte da 2 a 4 operatori, da 2 a 4 utenti e da 2 a 4 familiari, si riuniscono con il facilitatore interno della comunità, solo con lui. Ed è un momento sia di primo approccio e conoscenza, ma soprattutto un momento nel quale le delegazioni possono chiedere al facilitatore interno eventuali documenti che vogliono visionare per poter essere poi messi nella condizione di fare la loro valutazione. Successivamente si tiene il primo community meeting multifamiliare. Il community meeting prevede la presenza di tutti gli attori, quindi operatori, utenti e familiari, ed è un momento di, come abbiamo visto anche nel video, quindi questo è molto comune al visiting media realtà, ci si scambia l'esperienza, vengono letti pubblicamente i punti di forza e di debolezza che la comunità ospitante ha individuato nella fase del pre-visiting, e vengono discussi collettivamente. Le delegazioni hanno l'opportunità di fare domande, chiedere, conoscere, ma anche conoscersi reciprocamente per sapere il più possibile come si sta dentro la comunità. Successivamente viene svolta la visita dei locali della comunità, e questa è una cosa molto interessante, perché nell'esperienza di conduzione anche la visita, che sembra una cosa banale, diventa un momento essenziale, ed è essenziale ai fini della valutazione anche vedere come, chi presenta la comunità, chi ci fa fare il giro della comunità, perché in alcune comunità è lo staff o qualche responsabile che ci inoltra, che ci addentra all'interno della comunità, ma in altre, questo forse fa la differenza, è proprio l'utente che prende, no, il compito di presentarci gli spazi, i luoghi, scegliendoli liberamente. Poi c'è il pranzo comunitario, che in genere è un momento molto ludico e godereccio, direi io, e poi successivamente la seconda riunione del gruppo di lavoro, in cui la parte un po' più ostica, due delegazioni con la presenza del facilitatore interno stilano il vivacom delegazioni, e a questo punto, una volta effettuata la valutazione, ci si divide in due gruppi. Il coordinatore e facilitatore porta all'interno del resto della comunità la valutazione effettuata nella riunione precedente, e diventa oggetto di discussione comunitaria, quindi porta un po' una restituzione di quella che è stata la valutazione, mentre invece il coordinatore valutatore resta con le due delegazioni, perché questo è il momento nel quale vengono stilati i punti di forza e di debolezza da parte delle delegazioni in visita. Alla fine di questo momento questo secondo gruppo si unisce al primo nell'ultimo community meeting multifamiliare, nel quale le delegazioni restituiscono i punti di forza e di debolezza che loro hanno individuato, e diventa un momento di condivisione finale nel quale l'ultima parola è sempre data all'utente, quindi l'utente ha l'opportunità di integrarlo con quella che è la propria valutazione. Allora, buonasera a tutti, cercherò anche io di essere breve e lineare, però è importante dare un'attenzione agli strumenti che utilizziamo, perché alcuni sono anche un po' diversi. Rispetto agli strumenti, utilizziamo il Vivacom come strumento ovviamente unico, che ci rende uguali a tutto il resto d'Italia. E poi è stata elaborata una versione più snella del Vivacom, che è l'Utefam. È stata più un'esigenza, ancora oggi comunque
ci rimandano che può essere ancora più semplificata del bivouac completo, perché questo lo prevediamo noi per gli utenti e per i familiari, e in alcune situazioni lo utilizziamo anche nelle fasi conclusive di valutazione della giornata, perché ci permette di focalizzare sempre l'attenzione sulle aree principali dell'UTEFAN, ma poter avere un tempo inferiore per la compilazione. La nostra novità è quella del nostro strumento che ci diversifica, è quello dell'utilizzo del questionario di orientamento alla recovery. E questo prevede dei file precisi, specifici per utenti, familiari, operatori e anche uno specifico per il manager. Questo ci permette di constatare che tipo di pensiero c'è all'interno della comunità che partecipa al progetto, considerando sempre gli aspetti fondamentali della recovery, che è una concezione totalmente diversa, come già oggi Raffaele faceva accenno e anche poco fa, percepire la cura e il processo che c'è alle spalle di recupero delle abilità e delle possibilità di inserimento nel sociale. Quindi permette di sondare quali sono le opinioni che dai singoli operatori a chi è nelle fa parte dell'amministrazione possiede rispetto alla cura. Poi un altro strumento fondamentale è la GAS Set. La GAS Set ci permette di fare una fotografia di quelli che sono i parametri organizzativi e strutturali della comunità. Non ce l'abbiamo qui per semplificare un po' e snellire la presentazione, però realmente prevede tutte le aree che ti permettono di capire qual è l'organizzazione completa della comunità, da chi ci lavora ai singoli momenti della vita quotidiana, alla collocazione della comunità all'interno di un contesto territoriale, sociale, specifico, alla percezione di chi vive, di avere una conoscenza più completa di chi vive quel dato contesto, perché ci sono delle aree specifiche che ti permettono di recuperare i dati dei pazienti che ne fanno parte, ma anche di tutte le persone che lavorano all'interno di quella struttura. Questo ci permette anche di avere dei riferimenti importanti per poter mettere a confronto le comunità che aderiscono al progetto. Ma adesso passiamo un po' a presentare quelle che sono le comunità che hanno aderito a questo primo triennio 2012-2015. Quindi il servizio di comunità terapeutiche adulte nella prima annualità ha visto la partecipazione della comunità Sant'Antonio, della comunità Cristo Pantocratore di Palermo e della comunità Santo Pietro di Caltagirone. Nella seconda annualità la comunità Sant'Antonio ha continuato l'esperienza, mentre la comunità Cristo Pantocratore e la Santo Pietro si sono fermate. Questo come dire, è un processo, no? All'interno del quale ogni comunità si trova, ogni comunità ha i propri tempi, per cui per esempio quest'anno si è riscritta nuovamente la comunità Santo Pietro, che aveva partecipato solo alla prima annualità. Questo ci dà un po' la misura del fatto che comunque si è dentro un processo, che resta comunque all'interno della comunità e che con i propri tempi può essere in qualche modo recuperato. Nella seconda annualità è partita un'altra terna, la comunità Sant'Antonio alla sua seconda annualità, la Cafeo di Modica Siracusa alla prima annualità e il Centro San Paolo di Catania sempre alla prima annualità.
Nella terza annualità sono partite due terne, si sono incrementate le iscrizioni, la Sant'Antonio ha completato il suo terzo ciclo, la Cafeo ha iscritto un'altra comunità perché hanno due sedi, quindi quella su Ragusa, alla sua prima annualità, e la Kennedy di Adrano, provincia di Catania, alla prima annualità. E un'ulteriore terna costituita dal Centro San Paolo alla seconda annualità, la Cristo Pantocratore, che si è quindi reiscritta, e la Belvedere alla sua prima annualità. Quindi la composizione è una composizione ovviamente variegata. Ecco le procedure. Alla fine di ogni annualità, come abbiamo detto prima, ogni comunità si impegna a formalizzare una procedura e a implementarne un'altra, secondo questo rapporto di mutuo scambio, no? Fa riferimento alle aree di eccellenza e alle aree di debolezza di ogni comunità. Al momento attuale, per quanto riguarda le comunità terapeutiche adulti, sono state approvate 4 comunità, 2 formalizzate per quanto riguarda la comunità Sant'Antonio, e una fa riferimento all'area del 7 del Vivacom, fa riferimento alla supervisione, scusate la stanchezza, sono cotta, alla supervisione comunitaria gruppo analitica in comunità terapeutica per adulti. La seconda procedura invece è quella che fa riferimento all'area 5, item 6, gruppo multifamiliare in comunità terapeutica per adulti. La Cristo Pantocratore invece ha sviluppato una procedura relativa all'area 4, item 4.18, relativa al community meeting sulle violazioni delle regole comunitarie in comunità terapeutica per adulti. Quella di Modica invece ha sviluppato una procedura per l'area 2, item 2.6, regolamentazione generale dell'uso degli strumenti elettronici di telecomunicazione da parte degli utenti. Queste procedure verranno poi accorpate in un manuale che altre sono in fase di preparazione e di valutazione. Concludiamo con le ultime due slide che un po' ci fanno il quadro della situazione rispetto a quella che è l'esperienza invece delle comunità alloggi adulti. Siamo fermi però a 2 annualità perché le comunità alloggi adulti vivono un particolare fase di disagio e complessità rispetto alle risorse economiche a disposizione. Però anche se sono ferme come visite e come esperienze con le terne, continuano a lavorare sulle procedure, quindi, e a continuare il percorso di formazione. Quindi concludo facendo vedere quella che è stata anche la procedura che abbiamo approvato nel forum di marzo a Caltagirone lo scorso marzo, che fa riferimento all'item 7 del punto 13 del Vivacom, e ha come titolo Coesione clinica comunitaria, gruppo analitica tra comunità terapeutiche per adulti. Grazie per l'attenzione. Abbiamo solo 5 minuti per stare dentro l'ora in modo che possiamo rispettare il programma. Abbiamo pensato di presentarvi velocemente invece qualcosa sulle comunità per le donne. Se ne occuperà, se ne occupa anche come coordinatrice all'interno del programma Roberta Duca, che vi presenterà il nostro assetto di lavoro nelle comunità per le donne. Abbiamo poi un altro aspetto specifico, che sono quello dei gruppi appartamento, che vista l'ora possiamo anche pensare di non presentarlo. Meno male l'assetto, vedete, è abbastanza organico, quindi si può dedurre. Naturalmente ci sono delle cose che per esempio per i gruppi appartamento hanno una peculiarità, che è quella di rendere più snelle, più leggere le procedure, proprio perché sono assetti residenziali molto leggeri, dove i numeri dei partecipanti sono pochi e lo stile di vita è anche molto più free. Quindi è stato sviluppato infatti apposta un'applicazione del Vivacom specifica per i gruppi appartamenti, che si chiama Vivagrap,
che ha selezionato quegli item che possono essere utilizzati solo per il gruppo di appartamento e che ha anche la caratteristica di essere uguale nella sua somministrazione sia per gli utenti, sia per i familiari, sia per gli operatori, quindi non ha bisogno di un sviluppo specifico che per il vino come è stato chiamato in Defam. Abbiamo Roberta in... Sì, perché non sto trovando il... addirittura d'arrivo. Il file. E poi erano previsti 10 minuti di spazio e domande e interventi per il pubblico. Speriamo di essere stati esaurienti nel fare vedere gli aspetti specifici che caratterizzano questo modello di accreditamento. È possibile fare delle domande puntuali per spiegarci velocemente. Allora, come ha anticipato Simone, guardiamo più nel dettaglio il programma di accreditamento e formazione di qualità gruppale comunitaria con le comunità per minori. Vado avanti rispetto alle procedure che sono simili, uguali a quelle che hanno già esposto le colleghe. Mi soffermo invece sugli strumenti valutativi ed empirici del programma di accreditamento. Quindi abbiamo anche qui la GAS Set, che vedremo più nel dettaglio dopo, e come questionario invece con le comunità per minori si utilizza lo SCIA, che è sviluppato dal gruppo di ricerca del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Palermo, adattando gli standard di servizio per le comunità terapeutiche per bambini e adolescenti sviluppate dal programma inglese Community of Communities. E dalla versione SCIA per operatori sono state sviluppate anche altre versioni per la somministrazione ad utenti di comunità 6-12 anni, 13-18 e familiari, e la somministrazione per quanto riguarda il progetto è sia comunitaria che individuale. La GAS 7, come prima anche dicevano le colleghe, considera le variabili relative al set, quindi tempi, spazi e luoghi degli interventi di sostegno all'abitare, le tipologie di intervento clinico e sociale, il contesto lavorativo istituzionale, le numerosità e le caratteristiche dell'utenza presa in carico, la numerosità e le caratteristiche degli operatori, l'assetto e la disposizione di lavoro, le regole di comportamento contrattate, le caratteristiche del contratto terapeutico, le richieste e gli obiettivi espliciti della committenza referenti esterni, le presenze familiari o istituzionali, le strumentazioni tecniche utilizzate e la gestione degli psicofarmaci. Quindi va a guardare tutti gli aspetti relativi al set. Sempre molto velocemente, il questionario invece SCIA, appunto sugli standard delle comunità terapeutiche per bambini e adolescenti, che va a fare un lavoro appunto di miglioramento basato su degli standard di qualità, è presente a diverse parti, no? Valori centrali, standard centrali e 5 sezioni: vivere in modo sano, sentirsi al sicuro, divertimento e realizzazione, contribuire positivamente e raggiungimento del benessere economico. Sempre molto velocemente, qui ci sono anche tutte le varie sottosezioni delle varie singole sezioni, magari per, non so se problemi di tempo ve le mostro soltanto. Per farci un'idea, il visiting DTC Sicilia per quanto riguarda le comunità minori in programma di accreditamento e di formazione ha visto nel primo ciclo annuale 2012-2013 una terna in cui vi erano tre diverse strutture: Casa Famiglia Vittorile Die di Catania, Comunità Il Ciclamino di Palermo e Comunità Orizzonte di Licata. Al secondo ciclo annuale proseguono due delle comunità della terna in formazione. Al terzo ciclo annuale del 2015, sempre la Casa Famiglia Vittorile Die continua la formazione, che è ancora in
in atto, e si aggiunge nel ciclo annuale del 2016 una nuova comunità, che è la comunità terapeutica Gruppo Calimero del centro di riabilitazione Villangela di San Giovanni la Punta. Questa è un po' la situazione della storica e un poco del lavoro con le comunità per minori. Anche con le comunità per minori c'è in atto il lavoro sulle buone pratiche, che quindi, come per le altre strutture, va a incrociare quelli che sono i punti di eccellenza che derivano dai valori quantitativi con l'osservazione qualitativa. È quindi un lavoro che viene fuori da un altrettanto lavoro certosino sull'integrazione di queste due parti. Spero di essere stata veloce ma chiara. Va bene, siamo stati esattamente nell'ora. Vi ringraziamo veramente per l'ospitalità. Siamo aperti a qualunque domanda. Se